Devo dire la verità. A me dopo un po' la Kinder mi stomaca. Sì. Cioè, se ne mangi tanto, tipo anche quelle barrette, dopo un po' a me mi stomaca, non... Un po' acido, non so. Tomo. Quando non saprà cosa fare di là, giocherà con i due budi e... Ti farò scontrare, dai. Esatto. Vabbè, allora tagliamo la testa al toro. Dai, io... Dai, un buzz, così possiamo fare la... la battaglia. Sai, io vorrei Mr. Potato, se in realtà. Non penso che ci piace così, Sarà un tre principale. O se no anche un bel puzzle con tutti quanti, ecco, mi andrebbe bene. Un puzzle anche no. Niente, a nessuno piacciono i puzzle. Questo qua è già partito male. No, non voglio tagliarlo. Ok. Quante sono rimaste? 4. 5. Che manca? No. Altra 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sono curioso del nostro nome. Aia. Non si può tirare da solo. Vabbè, però c'è. Quello che ha fatto i cosi di tuoi storie. Mastica la corda e mi guarda. Comunque, quello che ha fatto le uova di Toy Story mi ha preso la coscienza. Perché non puoi mettere tutti quanti? Oh, oh. Beh, dai, non mi stupisco. Due. Non mi stupisco neanche. È sempre bello. Sì, è quello. È quello. Giuro che se quello non lo apro neanche. No, E Buzz! Che figo! Bello lì. Dai, almeno... Guarda! E Buzz! Ci sono solo due? Abbiamo trovato Buzz. Vabbè, questo è un po' troppo da montare. Ora so che è macello. Di che? Bordo ovunque. Sì. Allora, presumo che... No. Non ne ho la... Guarda quanta. Come caspiterina si monta? Amore? No, divertiti. Non lo so come si monta. Vieni. Parentesi, vedere Woody con un gioco
del genere. Cioè, le vuoi aprire tu? Allora. Che bella! C'è tutte le... Sì, le garze, stavo dicendo. Woody, non mi guardare il mio cagnolino che me lo stai guardando già nella maniera, lo aggredisco. Madonna, santa. Allora, non riesco neanche... Bello pieno. Sì, un bel po'. Vanno le mani per primo, sicuro, infatti. È già stretto, vero? No, non del tutto. Infatti, quando devi fare le cose della chiesa devi stare attento, che ma... si stringe alla fine. Porca miseria! Gioia questo qua è il suo amore, una delle cose che
Io quanto ho detto che durava? Ah, questo. Questo anche mi sa che costicchia. Dentro c'è un'altra cosa che devi. No, in teoria qua è uno sconto del 35% per prenotare un soggiorno, un hotel. Dove vai che vada in questi momenti? Ma non penso che ci sono qualche cosa. Senta c'è una collanina. Ma che è sta roba? Ma è lì a fuori il nostro dietro. Ma che è sta roba? Ah! È quello il premio. Non perché? È d'oro. Perché? Il d'argento. Apri la, non lo so. Apri la testa, non lo so. Ma è un po' liscio, mi sembra liscio. Sì? Allora sono dentro. Sì, ma non ha senso l'involucro. Wow! Anche questo sono 13 euro. Ah sì? Madonna amore, ma quanto pesa? È 520 grammi. Miseria! Wow! Qua dentro. Cioè adesso gliene do uno così, eh? Piccolissimo. L'ho voluto io questo. Adesso mi prenderà in giro per tutto il giorno. Che cos'è?
Guarda. Ma dai, su. È grande, più piccolo di un mignolo. Vabbè, gli do un morso. Se è cioccolato normale lo puoi tenere. Di che sta? Di nulla. Sa un po' di tic tac. Di... quei cose che durano un giorno e poi dopo li diventano neri. Chiudilo. Con quella chiusura con la catenina, tipo? Sì, quella. Che uno entra là. Vabbè, bellino, molto bello. Sì. Però ci potevano incidere sopra un qualcosa. Beh, sono curioso di quello. Cosa vuoi? Quello. Vabbè, lo 800 grammi di cioccolato. 800.
Vabbè, adesso lascio tutto un po'. Questa cioccolata strabuona. Non c'è più niente. E mo vediamo. Vediamo che cosa c'è. Scusa. Calimero, vai, vai,
gomma. No, che non morde. Un puzzle. Calimero. Ma non. Calimero gonfiabile. Ma cosa si poteva trovare? C'è un foglietto. A parte che a me fa impressione. Sembra che ho un paio di mutande in testa. Cioè, a me fa impressione. C'era un foglio dentro, come si poteva trovare? No, non c'era niente davanti. Come si deve vedere? No, lo stavo guardando perché è una cosa. Cioè, fa paura. È caduto così in basso comunque. Ma io me lo ricordavo diverso. È ingiallito l'uovo. L'uovo era bianco. Era bianco. Calimero. Ma perché? E quindi ne dovresti fare un calimero gonfiabile? Io direi di fare un minuto di silenzio per questo calimero. Decretiamo l'uovo migliore. Vabbè, direi che calimero può anche finire nell'immondizia. Direttamente. Vabbè. Qual è l'uovo migliore? Allora. Io ce l'ho. Nocciolone. Vabbè, ok. Vuole il cioccolato molto. È il migliore. Però anche Baci era molto molto come buona. Come sorpresa Kinder. Quelle della Kinder. Di Topolino e della Trudy. Sì, anche Trudy molto bello. Io direi Topolino e Trudy. Anche le storie. La tuna è carina, chi piace la tuna è molto bella. Sì, però magari beh. Sai come sarebbe non da usare per tipo bevi il vino e lo metti, ma come una bottiglia di esposizione che ci metti il LED dentro e ci metti il tappo della tun. Magari una bottiglia della tun, comprata alla tun. È il virus che parla. Il Kit Kat secondo me poteva fare come la Baci, no? Che magari ci metti un ciondolo, un qualcosa più. Ma sai cosa bastava per il Kit Kat? Che facesse l'uovo col Kit Kat, cioè nel senso ci facevo rivestimento di wafer dentro. Sì, almeno uno lo comprava perché era diverso, se no è cioccolato. Cioè alla fine spendi 7 euro per un cioccolato normale. Un cioccolato normale che la cioccolata esterna non sa neanche di Kit Kat alla fine. Secondo me dovevano investirlo dentro il wafer o fare un impasto con il mezzo del wafer. Sì. Cioè uno di sicuro andava a ruba. Io direi che al peggiore all'ultimo posto c'è proprio il Kit Kat. Amici cari, speriamo che il video un po' fatto così in maniera diversa vi sia piaciuto, vi abbiamo tenuto compagnia anche se abbiamo sorriso, anche se non si è visto, però abbiamo sorriso. E nulla, diteci voi tra tutte quelle che abbiamo aperto qual è quella che vi è piaciuta di sorpresa e magari quale avete comprato. Quindi una che magari in un futuro, in un qualche anno futuro prenderemo, secondo me sai quella Linda che mettono di traverso, color oro che sono tipo 24 euro, non so quanto costa. Io volevo quella della Linda. Ma la pubblicità che... Oddio, è vivo! È vivo? È vivo!